Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo parlando di sanità e di sprechi in particolare, perché questa mattina all'ospedale di Pescara il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari ha puntato il dito contro gli innumerevoli sprechi della sanità abruzzese. Il servizio di Giuseppe Dintino. Beh, questo è il più grande spreco non della ASL di Pescara ma della sanità regionale abruzzese. Questa è la PET-TAC, l'apparecchiatura per la diagnostica oncologica per verificare se un cittadino, un utente ha un tumore o meno. Ebbene, dal 2007 è tenuta in locazione, in affitto dalla ASL di Pescara al costo di 7.000 euro al giorno, euro più euro meno, avete sentito bene, si è pagato oltre 15 milioni di euro di affitto per un'apparecchiatura che ad acquistarla costerebbe soli 1,5 milioni di euro. Io ho fatto grandi battaglie, denunce, autorità giudiziarie, Corte dei Conti, dopo tanto siamo riusciti a muovere qualcosa, ma sta ancora qui, non solo lo spreco di soldi pubblici, perché dal 2007 l'avrebbero dovuto acquistare prima, ma c'è il cittadino, l'utente che viene iniettato il radiofarmaco e costretto ad uscire fuori, a salire su questo semirimorchio di un camion d'inverno con la barella, a passare anche sulla neve, le intemperie e quant'altro, una cosa vergognosa. Non solo, i grandi sprechi della sanità abruzzese: abbiamo ancora un polifunzionale RX per fare i raggi acquistato e lasciato in abbandono presso il distretto sanitario di Pescara Nord, 300.000 euro lasciato in abbandono. Qui vicino c'è una palazzina della ASL acquistata qualche anno fa, 3 milioni di euro, eterna incompiuta, lasciata così fatiscente in abbandono. E poi il nuovo caso: gli utensili, i ferri delle sale operatorie fino ad oggi si sterilizzano qui al piano seminterrato, proprio sotto dove siamo noi, e tra qualche giorno, grazie a un appalto fatto all'ASL di Pescara, si porterà all'esterno a Teramo. Quindi questi signori si sono inventati un appalto per sterilizzare i ferri, gli utensili delle sale operatorie a Teramo, quindi dovrà partire una navetta, prendere i ferri, portarli a Teramo, sterilizzarli e poi riportarli indietro. Questa è una vergogna, perché loro avrebbero potuto utilizzare delle unità mobili nelle more della ristrutturazione dei locali del seminterrato. Poi la sanità fa acqua a tutte le parti. Qui dentro in questo momento c'è il reparto di geriatria con personale sovraffollato, pazienti sui corridoi, quindi liste d'attesa lunghissime, carenza di personale, reparti sovraffollati, ospedali minori che vengono depotenziati. L'ultimo caso, la gastroenterologia di Penne, che è un'eccellenza della sanità regionale, ha perso un medico, sta perdendo un infermiere, è quella che fa più numeri in Abruzzo. Quindi stanno lasciando morire la sanità minore, i presidi minori, una sanità allo sbando. Quindi noi chiediamo all'amministrazione regionale, all'assessore regionale Berì, se c'è, di battere un colpo. Noi non l'abbiamo ancora sentito, non l'abbiamo ancora visto. La sanità in continuità, centrodestra e centrosinistra, è tutto a danno dell'utenza e dei cittadini abruzzesi. Lux Ottica ha completato l'acquisizione di Barberini, il più importante produttore al mondo di lenti da sole in vetro ottico. L'operazione permette al gruppo di rafforzare la sua produzione made in Italy e il know-how nelle lenti da sole e da vista in vetro, da sempre fattore di successo dei modelli di Ray-Ban e Persol, aggiungendo il polo produttivo di Barberini in Abruzzo. Lux Ottica, annuncia la società in una nota, investirà per fare di Barberini un brand mondiale, sinonimo di lenti in vetro ottico di elevatissima qualità, e Barberini continuerà a servire tutti i principali produttori del mondo del eyewear che vorranno differenziarsi, aggiungendo l'unicità del vetro per le loro lenti. La nascita della nuova Pescara torna di attualità dopo l'incontro che si è tenuto in commissione statuto nel capoluogo adriatico. Abbiamo ascoltato il presidente del Consiglio Comunale di Montesilvano, De Vincentis, che ribadisce la contrarietà della locale amministrazione. Paolo Renzetti. Torna di attualità la discussione sulla nuova Pescara, c'è una legge regionale, ci sono ancora però delle resistenze. A Pescara c'è stata la commissione statuto che ha parlato proprio dell'importanza di arrivare entro i termini stabiliti alla nascita di questa grande città. A Montesilvano si chiede una riflessione, si chiede anche l'intervento della regione, così presidente? Sì, certo, ma la riflessione non è stata chiesta solo ed unicamente da Montesilvano, è scaturita da una riunione fatta con i tre presidenti
presidenti dei relativi consigli comunali delle città interessate, ovvero Pescara, Montesilvano e Spoltore, se non vado errato all'inizio di luglio, dove insieme abbiamo deciso che era il caso di sentire la nuova amministrazione regionale in quanto cambiata da quella precedente. È vero che c'è una legge, noi siamo pronti a rispettarla, ma ci opporremo fino alla fine se ci fosse e se ci dovesse essere una scucitura, un qualcosa che possa evitare questa sciagura, io la chiamo sciagura almeno per la città di Montesilvano, noi siamo presenti e ce la metteremo tutta. Quali sono i motivi della vostra contrarietà alla nascita della nuova Pescara? La contrarietà perché non abbiamo, per quanto è a nostra conoscenza, non abbiamo evidenziato nessun vantaggio che possa derivare da questa fusione, solo la perdita di identità di una città che ormai è 60.000 a 60.000 abitanti e ha dimostrato con, faccio un esempio che non è a caso, con il concerto di Jovanotti di essere una realtà veramente a sé stante che può autogestirsi come ha sempre fatto e lo farà. Ripeto, oltretutto il referendum, se come tutti ricordiamo, fu fatto nel 2014 in contemporanea con altre tre consultazioni. A me sembra che il minimo indispensabile sindacale sia quello di riproporre un referendum specifico solo sulla eventuale costituzione della nuova Pescara. Mi sembra un modo rispettoso nei confronti dei cittadini di Spoltore e di Montesilvano. Dopo la bocciatura della variazione di bilancio grazie ai voti della maggioranza è ufficialmente crisi nel Consiglio Comunale di Francavilla al Mare. Il sindaco Antonio Luciani difende l'assessore Alibertini e lancia l'ultimatum alla Giunta. Il servizio. E crisi nella giunta comunale di Francavilla. Ieri infatti si sarebbe dovuta approvare la variazione di bilancio, ma oltre ai membri dell'opposizione hanno votato contro anche gli elementi della maggioranza. C'è stata una parte della maggioranza che non si è fidata di ciò che ha detto l'assessore Libertini, di ciò che ha detto il sindaco, di ciò che ha detto il segretario generale, di ciò che ha detto il dirigente della ripartizione finanziaria, votando per il rinvio di una delibera e poi non è stato possibile quindi approvare gli equilibri di bilancio. Un atto grave, politicamente una sfiducia, come l'ho definita, che comporterà da parte mia probabilmente l'azzeramento della giunta e una fase di verifica per vedere se ci sono le condizioni per andare avanti. La delibera proposta dall'assessore Rocco Libertini sarebbe stata bocciata non per questioni che riguardano il bilancio in sé, ma per un vizio di forma. Erano scaduti infatti i 60 giorni utili alla ratifica. La questione quindi è tutta politica. Secondo il sindaco, la giunta si sarebbe ribellata al primo cittadino e al suo assessore per iniziare a spianare la strada verso le prossime elezioni del 2021. E mentre la maggioranza si frammenta, riemerge la competizione tra partiti e liste della stessa area. Quel tempo per riapprovare la delibera c'è, io ho già sentito qualche consigliere ieri sera già pentito di quanto fatto, però è chiaro che oggi non si può andare avanti con una pacca sulla spalla, oggi ci serve una presa di posizione seria, quindi dovranno in qualche modo prendere atto dell'errore, ci dovremo guardare negli occhi e vedere se ci sono le condizioni per andare avanti. Un conto è terminare il mandato fino al 2021 con il sindaco Antonio Luciani, cosa che io pretendo, e un conto poi qualcuno che inizia a pensare alle elezioni, siccome Antonio Luciani non potrà essere candidato, quindi ci sono diverse persone che avanzano la loro candidatura e che forse hanno iniziato un po' troppo presto la campagna elettorale. E il sindaco lancia l'ultimatum, o si va avanti compatti e coesi oppure si torna subito al voto. E non ci sto a perdere tempo, a me piace fare le cose, l'ho sempre sostenuto, quindi i giochini politici non mi sono mai piaciuti, quindi o c'è una maggioranza, si va avanti e si termina il programma, oppure tutti a casa e si va prima al voto. Il comune di Lanciano ha rescisso il contratto con la ditta Edilizia e Strade di Campobasso, esecutrice della nuova pavimentazione di Corso Trento e Trieste. Le recenti riparazioni delle mattonelle rotte sono state eseguite dagli operai comunali. Il servizio. Il contratto è stato risolto nella scorsa primavera, ma la notizia ha iniziato a trapelare solo all'inizio dell'estate, dopo la prima rottura avvenuta a maggio nell'attraversamento veicolare di Via Dalmazia. In quel caso intervenne la ditta esecutrice dei lavori a sostituire le mattonelle della nuova pavimentazione del corso a Lanciano. Con la recente rottura in Via Luigi De Crecchio, invece, anche i critici più attenti hanno notato che ad eseguire la riparazione sono stati gli operai comunali, con la supervisione dell'assessore ai lavori pubblici Giacinto Verna, che spiega le motivazioni dell'intervento.
Beh, intanto perché si tratta del salotto buono della nostra città e poi perché non potevamo lasciare quella mattonella su via dei Crecchiorotti, in quanto si rischiava di far saltare anche le altre mattonelle che insistevano immediatamente dopo quella rotta. Siamo intervenuti noi perché da quando, ad agosto scorso, abbiamo dovuto bloccare i lavori nella parte a valle del corso, il comune in questo momento non ha rapporti diretti con la ditta esecutrice di questi lavori. Restano ancora da realizzare i lavori di raccordo in asfalto tra il Viale delle Rose e la parte alta del Corso Presentoso, ribattezzato così per via del disegno che si ispira al tradizionale gioiello abruzzese. Anche qui interverrà il Comune. La risoluzione del contratto con Edilizia Strade SRL di Campobasso è avvenuta dopo una proroga di 3 mesi, in attesa degli sviluppi sulla messa in sicurezza della parte finale del corso, a seguito del cedimento improvviso di una parte del terreno sotto i negozi. I tempi lunghi di monitoraggio con il sistema di sensori e degli interventi che eventualmente ne conseguiranno hanno quindi consentito, secondo normativa vigente, l'interruzione dei rapporti tra l'amministrazione comunale e la ditta molisana. Resta tuttavia la sensazione di fragilità della nuova pavimentazione in corrispondenza delle intersezioni con le strade trafficate da mezzi pesanti. Il GRAS messo in opera, conclude il vice sindaco rispondendo alle perplessità sollevate, è certificato per sopportare il peso del traffico. Ci sono i certificati che lo attestano, naturalmente questo non significa che non possano succedere di questi fatti, di questi eventi di rottura delle mattonelle. Dovremo capire i veri motivi e naturalmente dovremo anche, una volta capite le motivazioni, dovremo anche però porre rimedio e quindi intervenire per fare in modo che questa situazione venga risolta in maniera definitiva. Sono tanti gli eventi che da ieri e fino alla giornata di domani si svolgeranno a Barrea, nell'Aquilano. Barrea, sede della 10ª Festa Nazionale dei Borghi Autentici d'Italia. Il servizio di Germana D'Orazio. Successo di pubblico alla Festa Nazionale dei Borghi Autentici a Barrea. Una festa che ha come tema centrale il valore delle persone che abitano le comunità. La rivitalizzazione dei borghi attraverso la cultura dello sviluppo sostenibile dei beni e servizi nei luoghi meno facili d'Italia, contrastando la migrazione e facilitando il rientro nei piccoli centri. Come sottolinea la presidente dell'Associazione dei Borghi Autentici d'Italia, Rosanna Mazzia. Tutte quelle che le comunità riescono a produrre, i loro valori, la loro storia, le loro tradizioni. Le comunità che appartengono a Borghi Autentici sono comunità vive che hanno scelto i territori meno facili, quindi i borghi. Io dico sempre che sono cittadini eroici perché vivono in condizioni di minore vantaggio rispetto ad altri, però si giovano di panorami straordinari, però hanno diritto ad avere servizi che siano il contraltare del loro coraggio, quello di continuare ad abitare questi luoghi. Per l'Italia, per il sistema Italia è fondamentale che i borghi continuino a vivere con le loro specificità, con le loro autenticità, e noi è questo quello che facciamo in giro per l'Italia. Creiamo amministratori consapevoli e cittadini consapevoli. Borghi Autentici, infatti, non è un marchio, ma un luogo non fisico dove si privilegiano le persone. È un nuovo modo di amministrare i territori, di proiettarli verso il futuro, traducendo un rapporto stretto tra le radici e l'innovazione. Abbiamo avuto un risultato veramente straordinario, eccezionale. Questo ci lancia dal punto di vista turistico, ci fa conoscere tramite i mass media, tramite i giornali, ci fa conoscere la nostra località, le nostre peculiarità, e quindi questo è un grandissimo vantaggio che abbiamo nel corso di questo anno. E a Montesilvano si svolgerà la prima edizione del Festival della Psicologia con il patrocinio dell'amministrazione comunale. L'evento si terrà il 5, 6 e 7 settembre al Paladin Martin. Il servizio.
5, 6 e 8 settembre, queste le date del Festival della Psicologia che si terrà a Montesilvano al Palan di Martin. Come è nata questa iniziativa? È un'iniziativa che nasce dalla volontà di avvicinare la psicologia alle persone, perché negli anni abbiamo riscontrato che c'è tanto bisogno di psicologia, tanto bisogno di psicologi, però siamo ancora forse un po' lontani dalla cittadinanza. Molti ancora ci vedono come qualcosa legato alla patologia, mentre noi lavoriamo anche tanto con il benessere delle persone e quindi abbiamo pensato di fare questa azione di promozione. E di questo si tratta, cercheremo in questi 3 giorni di avvicinarci alle persone, di dialogare con loro, di scoprire quali sono le loro difficoltà, i loro desideri e di farli sperimentare che cos'è la psicologia in modo leggero, senza diciamo, stigmatizzare troppo la patologia. L'iniziativa è nata ecco, appunto in piccolo, essendo la prima edizione un po' una data zero, no? Se il pubblico risponderà in maniera adeguata, noi andremo avanti e la ripeteremo sicuramente anche molto più in grande già l'anno prossimo. E quest'anno invece abbiamo deciso ecco, sì, di contattare alcuni colleghi, altri si sono presentati da soli e saranno tanti gli eventi, tratteremo vari temi dalla genitorialità alla sessualità all'ansia, all'autostima, insomma è un'iniziativa molto ricca. Concerto per l'integrazione e la solidarietà è quello che ha tenuto ieri sera l'Alexian Group di Santino Spinelli al Teatro Romano di Teramo nell'ambito delle iniziative per la 24esima edizione del premio Di Venanzo. Il servizio. Questa è la 24esima edizione del premio Di Venanzo, l'affetto che Marco ha donato alla sua città glielo vogliamo ridare perché lui in questo luogo è venuto tantissime volte a sentire Santino Spinelli e 2 anni prima di morire venne con noi il 13 di luglio dal ministro Franceschini che stanziò 1,5 milioni di euro per il recupero di questo luogo importantissimo per la nostra città. I Rom provengono dall'India, la terra d'origine, e attraverso la Persia, l'Armenia, l'impero bizantino sono arrivati in pratica in Europa e dall'Europa in tutto il mondo. E ovviamente portavano anche la loro musica, i Rom, e i loro strumenti particolari e i loro ritmi particolari che hanno influenzato i grandi compositori. E quando questa musica è confluita nel patrimonio etnofonico dei paesi ospitanti, ha generato veri e propri stili musicali, come il verbuncos, come la chardas, come per esempio appunto, la musica rom balcanica dell'est Europa e anche però il flamenco, ricordiamo, dove la componente rom è determinante per la conservazione e la trasmissione di quest'arte sublime che è appunto il flamenco. Il concerto di Fiorella Mannoia, Paola Turci, Luca Barbarossa e Noemi ha chiuso la perdonanza celestiniana dei record in termini di presenze nel capoluogo d'Abruzzo. Il servizio di Daniela Rosone. E se l'amore che avevo non sa più il mio nome. Un gran concerto che ha chiuso una perdonanza, la numero 725, quella del decennale Bella e Partecipata, con un record di presenze in tutti gli eventi, sia quelli sacri che quelli profani. Sul palco per la chiusura Fiorella Mannoia assieme a Luca Barbarossa, Paola Turci e Noemi, amici dell'Aquila, con l'orchestra del Conservatorio Casella, abilmente diretta dal maestro Leonardo De Amicis, che è stato l'anima della parte artistica, firmando la sua seconda perdonanza con un cartellone di tutto rispetto che ha portato all'Aquila grandi nomi e giovani musicisti. Felice di tornare dopo 10 anni, anche se nel 2014 era già tornata Fiorella Mannoia. Nello stesso palco, ma questa volta con la Basilica di Collemaggio completamente rinata.
quando sono salita su questo palco, e era appunto il sisma avvenuto, mi pare, ad aprile. 6 aprile. Per cui noi abbiamo cantato pochi mesi dopo, qua appunto nella festa della perdonanza, e questo era la basilica era completamente distrutta, lo sapete meglio di me. Per cui è stato un concerto carico di emozione, perché era il primo concerto che si teneva all'Aquila dopo questa disgrazia, per cui puoi immaginare come mi sentivo io a salire sul palco per cercare di regalare un paio d'ore di felicità, di emozione. Salirci dopo 10 anni e vedere la Basilica, insomma, che è ritornata nel suo antico splendore, riempie il cuore di gioia. Tanto c'è da fare ancora, però insomma dobbiamo guardare avanti, credo che è inutile guardare indietro, adesso cerchiamo di recuperare quello che c'è da recuperare. Ed ora la pagina dello sport, che apriamo con la Serie B, perché è un sabato di vigilia per il Pescara in vista della gara appunto di domani col Pordenone nel pomeriggio, seduta di rifinitura per i biancazzurri, una seduta utile a fugare alcuni dubbi, in particolare sulle condizioni di Bettella. Al centro si va verso la coppia Scognamiglio-Campagnaro, mentre sembra recuperato Balzano. Ieri intanto prima seduta per i neoacquisti, José Machin, per lui un ritorno, e Svante Ingelsson. Sul fronte Pordenone sono 23 i convocati dal tecnico Tesser, che dovrebbe confermare la squadra che ha schiantato il Frosinone con l'ex Monachello, che partirà dalla panchina. Ascoltiamo proprio l'allenatore del Pordenone, Attilio Tesser. Quello che so, leggo, conosco bene quella squadra, ed è una squadra di grande qualità tecnica. Insomma, l'esperienza di quei giocatori, dai due centrali difensivi che si chiami Campagnaro, Scognamiglio, a Balzano, a Del Grosso, a Mimusciai, Buselato stesso, Galano, di cosa stiamo parlando? Mi viene da sorridere a dire che questa è una squadra che tutti gli anni fa i playoff, e questi anche nomi che ho detto sono i nomi del Pescara che tutti questi anni li ha fatti. E quindi è una squadra importante, staranno completando probabilmente il loro mercato, questa è un'altra storia. Insomma, giocatori di grande qualità, con dei giovani interessanti, tipo Tumminiello, tipo questo ragazzo che hanno preso dall'Arezzo, il Candeloni ha fatto più gol in categoria lo scorso campionato, un altro girone. Quindi noi li abbiamo visti giocare, abbiamo studiato un po', è un'ottima squadra. Noi dobbiamo fare la nostra prestazione con massimo rispetto verso loro, anzi massimo rispetto, piena di umiltà, ma quella vera, non un modo di dire. Ciò non vuol dire che quando si è umili devi andare a giocare con le nostre armi, con le nostre qualità, e per fare risultato devi sempre fare partite se non sono al 100% vicino, altrimenti si va a complicare tutto. Poi nel calcio, una partita, possono essere 3.000 episodi che decidono una gara, quindi pensiamo solo veramente a noi, a farla bene, e abbiamo la consapevolezza che dobbiamo trovare una squadra di grandissima esperienza e qualità tecnica. Nel prossimo servizio ci occupiamo di Serie D, sarà un servizio di presentazione del campionato, in particolare del girone F, dove ci saranno le 6 abruzzesi impegnate con diverse ambizioni e diversi obiettivi. Tra le favorite del raggruppamento, Materica, Campobasso e Pineto, per un torneo che un abruzzese non vince ormai da 7 stagioni. Il servizio. 166 squadre ed un unico grande sogno, quello di approdare nel calcio professionistico. Sta per partire la nuova stagione di Serie D, al via da domenica 1 settembre, che si concluderà il 3 maggio 2020. Il massimo torneo dilettantistico nazionale, giunto alla 72esima edizione, abbraccerà tutte le regioni italiane ad eccezione della Valle d'Aosta. Nel girone F, riflettori puntati sulle 6 abruzzesi che proveranno a contrastare il dominio marchigiano delle ultime stagioni. Per il successo finale, in pole position Matelica, Campobasso, Recanatese e Pineto, mercato importante per gli adriatici di Mister Epifani, con gli arrivi tra gli altri di Alessandro Bianciardi e Pippi. Per il sogno Lega Pro, i biancazzurri dovranno vedersela con il rinnovato Matelica senza Mister Tiozzo e gran parte dell'ultima squadra. I marchigiani ripartono dall'ex tecnico della
L'Aquila Battistini per sfatare il tabù promozione. Campagna acquisti come al solito sontuosa con gli innesti dei due bomber Tomassini e Leonetti. Ambizioni rinnovate anche per il Campobasso dopo che il fondo svizzero Alley ha rivoluzionato la rosa affidandosi a Mirko Cudini in panchina e a Stefano De Angelis nel ruolo di direttore sportivo. Velletà di classifica per la Recanatese che riparte dai gol di Pera e dalla voglia di riscatto dell'ex avezzano Federico Giampaolo. Possibili sorprese la Vastese di Marco Amelia e Dos Santos e l'Atletico Fiuggi, unica formazione laziale inserita nel lotto. Ancora voglia di stupire per il San Nicolò Notaresco e per la San Giustese, reduce da una storica qualificazione ai playoff. Domenica ci sono 3 punti, ci stiamo allenando bene come sempre, abbiamo dato un colpo di giravite alla vita, come si dice, la squadra è concentrata e dobbiamo lasciare, no, giocare sempre a calcio, giocare bene, però dobbiamo fare anche il risultato. Ho visto una squadra molto, molto carica, ci siamo preparati, incontriamo una squadra che viene qui con grande entusiasmo, primo anno di Serie D, sai benissimo, che verrà qui e venderà cara la pelle, però noi giochiamo in casa, al di là di questo dobbiamo fare nostra la vittoria. Sai che in Serie D vincere è sempre difficile, ma dobbiamo cercare di fare di tutto per vincere. Gli obiettivi ci daremo strada facendo, se faremo bene ci daremo un obiettivo ambizioso, al contrario sai benissimo che poi i punti ti danno gli obiettivi, dobbiamo cercare sempre di buttare dentro il massimo che abbiamo nelle partite e poi gli obiettivi verranno da soli. In coda partono con obiettivi di salvezza le abruzzesi Real Giulianova e Chieti, oltre alle neopromosse Tolentino, Porto Sant'Elpidio e la matricola Vasto Girardi. Curiosità infine per il nuovo San Marino Cattolica dell'ex Pescara e Cesena, Emanuel Cascione. Punto interrogativo sulle ambizioni dell'Avezzano che ha vinto e convinto nel precampionato eliminando Giulianova e Notaresco dalla Coppa Italia di categoria. In attesa dell'esordio interno contro il Campobasso, i biancoverdi hanno celebrato i 100 anni di storia allo Stadio De Marzi, dove è stata presentata la prima squadra di Antonio Meco Monaco. Ieri sera presentazione in piazza per il Notaresco che ha cambiato tanto dopo l'esaltante stagione scorsa. Guida tecnica rinnovata all'interno di un progetto di lunga gittata, il servizio di Jacopo Forcella. Presidente Di Giovanni, l'estate è finita, finisce virtualmente con questa serata di presentazione del Notaresco. Diciamo che quello di domenica con l'Avezzano è stato solo antipasto perché da domenica si inizia a fare sul serio. Esattamente, sì, da domenica inizia un campionato, credo che come ogni anno sia un campionato difficilissimo, molto difficile. Quest'anno logicamente non ci sarà, diciamo, l'ammazza campionato, la regina del campionato come poteva essere l'anno scorso il Cesena, ma secondo il mio parere ci sono 3-4 squadre di un livello superiore rispetto a tutte le altre e quindi noi saremo sicuramente in quelle 16 squadre che lotteranno per fare bene, per non retrocedere e quant'altro, insomma. Diventa difficile pensare di poter replicare l'annata scorsa, però avete preso un allenatore che quantomeno a livello di grinta ci proverà a replicare quanto fatto la stagione passata. Ma sicuramente sì, è chiaro che è sempre difficile ripetersi, però noi ce la dobbiamo mettere tutta, i ragazzi devono dare tutto quello che hanno perché questa è una piazza che merita. La continuo sia perché mi piace, ma poi è da un bel po' di tempo che sto sempre nel calcio, poi c'era l'opportunità di qua al San Nicolò Notaresco, allora mo proviamo qui al San Nicolò Notaresco. Ecco, quali sono le differenze? Chiaro che l'anno scorso era un'esperienza in una squadra professionistica, quest'anno è una squadra dilettanti. Beh, allora come esperienza ancora non te lo so dire, però vedo qua l'ambiente è caldo e piacevole, io il calcio lo preferisco più con tranquillità, l'importante è che giocano dai giovani, cerchiamo di portarli su nelle categorie un po' più alte. È un ritorno da una dirigenza che conosco bene, però è un arrivo a Notaresco voluta fortemente da Salvatore Di Giovanni. Sono felice di abbracciare questa nuova tra virgolette società, per me è un nuovo stimolo, una nuova avventura in una città che ho visto molto recettiva, con grandi stimoli, con grande passione, e quindi promettiamo a questa città che ci ha accolto veramente con grande entusiasmo e cuore l'impegno massimo per fare un buon campionato, ma soprattutto per portare avanti i colori del Notaresco in questo campionato sempre più difficile. Noi siamo un piccolo paese con una grande passione per il calcio, è la storia del Notaresco ed è stata l'esperienza dell'anno scorso quello di creare un'opportunità nel nostro paese.
Varese, con la Serie D, che è stata una prima esperienza inaspettata perché siamo stati la sorpresa del campionato. Quest'anno vogliamo ripeterci, ma la cosa bella, ecco, che stiamo pensando a un progetto veramente quinquennale che prevede il calcio, l'impiantistica sportiva, perché oggi solo con un'impiantistica sportiva diversa e completa possiamo, ecco, pensare di fare un grande settore giovanile e pensare di crescere, di raggiungere qualche società sportiva che troviamo qui in provincia di Teramo. Tutti i servizi che avete visto saranno a breve disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossime edizioni del TG6 alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto.